La società Catania SSD ha presentato lo staff tecnico che guiderà sul campo la squadra rossa-azzurra. Giovanni Ferraro è stato netto, una piazza stimolante e importante, quella catanese. Faremo di tutto per la promozione in Serie C. Le prospettive è quella di portare il Catania in Serie C, questo sicuramente. Le insidie sono che dobbiamo ragionare di una squadra che gioca in D, perché se noi capiamo che siamo una squadra che giochiamo in D, per vincere non basta solo il nome Catania, ma c'è bisogno degli ingredienti che ci vuole per la Serie D, sicuramente raggiungiamo l'obiettivo, perché alla fine giocare in Calabria, giocare in Campania, fare tutti questi derby, se siamo pronti sicuramente la domenica prendiamo il risultato, ma se non lavoriamo con questa voglia abbiamo difficoltà la domenica per domenica. Annunciato l'ingresso nel gruppo di lavoro a disposizione di mister Ferraro, tra gli altri di Michele Zeoli e Lele Catania, ex rossazzurri, confermato anche il ritorno di un visibilmente emozionato Marco Biagianti, che sarà il team manager del club etneo. Il mio percorso continua con il Catania, cambia semplicemente dal campo a fuori dal campo. Ho tanta voglia ancora di fare cose belle, importanti per questa società, per questi colori, per questa gente. Chiaramente mi sono messo a disposizione un ruolo nuovo anche per me, diverso, ma torno indietro come se fossi in una Serie C in questo momento a livello mentale di calcio e adesso voglio arrivare in Serie A. Dobbiamo avere pazienza, perché in questo momento, come ha detto Grella, siamo in una fase di difficoltà, perché non possiamo tesserare i giocatori, quindi il mercato non lo possiamo fare, quindi aspettiamo che la Lega ci ufficializza per cominciare a lavorare. Però questo sicuramente non deve essere un alibi. Noi faremo una squadra all'altezza di Catania, con giocatori che abbiano il senso di appartenenza a questa società, a questa città, e che devono essere dei giocatori proiettati per il futuro.